Oggi dei due ministri Lupi e Mauro nell'isola di Lampedusa, dove resta sempre alta l'allerta per gli sbarchi dei migranti. Nel piccolo scalo dell'isola il ministro dei trasporti è stato intervistato da uno dei nostri inviati, Matteo Parlato. Allora sentiamo le sue parole. Purtroppo nel 2013 gli sbarchi sono aumentati fino a 13.000 non solo nei primi 7 mesi dell'anno, e l'impegno della Capitaneria di Porto è costante nel salvataggio delle vite umane. Un impegno che è anche condiviso dagli abitanti di Lampedusa, però. Sì, l'isola di Lampedusa è la nostra frontiera, la nostra porta aperta verso anche la disperazione di questi uomini. Non possiamo solo riconoscere l'umanità e l'emergenza e l'accoglienza di quest'isola, ma il governo ha la necessità e il dovere di dare anche agli abitanti di quest'isola, in termini di infrastrutture, di collegamenti, di compensazioni, perché Lampedusa è parte dell'Italia e deve essere parte dell'Italia. Il governo ha già un'agenda a questo riguardo? Stamattina con il ministro degli interni, prima di partire, abbiamo fatto una verifica del lavoro della Capitaneria di Porto, collegato anche alle altre forze, ma anche del lavoro che il nostro paese deve fare. Accoglienza, assolutamente, la vita umana va rispettata e va accolta, ma dall'altra parte certezza e sicurezza. Le identificazioni di coloro che sbarcano in Italia, in quest'isola, devono avvenire seguendo ovviamente i criteri che l'Europa e le leggi che l'Europa ci impone, e poi l'isola non può ovviamente accogliere tutti, nel senso che poi c'è la distribuzione in tutte le altre parti d'Italia dei centri di accoglienza, che col Ministero degli Interni si sta coordinando.